Plutone è l'unico pianeta nano del nostro sistema solare. Nelle profondità dello spazio, nascosto ai nostri occhi, si trova un pianeta la cui temperatura superficiale raggiunge un minimo di meno 93 e un massimo di meno 34 gradi centigradi. Stiamo parlando del nano dimenticato, l'oggetto più grande della fascia di asteroidi tra Marte e Giove. Chiamato così in onore della dea romana dell'agricoltura e scoperto nel 1801 dall'astronomo italiano Giuseppe Piazzi, Cerere è un corpo perfettamente sferico, nonostante sia bombardato quotidianamente da migliaia di piccoli asteroidi. Recentemente è stato oggetto di discussione tra gli scienziati, poiché molti ritengono che Cerere sia la nostra migliore opzione di studio. Si ritiene che Cerere sia il corpo geologicamente meno attivo del Sistema Solare, senza prove di vulcanismo, attività tettonica o erosione significativa. Ha una bassa densità e un basso campo gravitazionale e la sua superficie è coperta di crateri da impatto, il che suggerisce che sia stato relativamente inattivo per miliardi di anni. Il pianeta nano è una designazione date ai corpi celesti che sono troppo piccoli per essere considerati pianeti a grandezza naturale, ma hanno massa e gravità sufficienti per essere quasi rotondi. In poche parole, gli manca poco per essere considerati pianeti a tutti gli effetti. Abbiamo spiegato in un video su Plutone il motivo della sua declassazione a nanopianeta, secondo tre criteri definiti dagli astronomi che, se soddisfatti da un oggetto, allora è classificabile come pianeta. Potete trovarlo qui in alto a destra o nella descrizione. Cerere, essendo l'oggetto più massiccio della fascia degli asteroidi, è anche il primo oggetto della fascia degli asteroidi a essere classificato come pianeta nano. Cerere è l'unico pianeta nano del Sistema Solare interno. La sua superficie è ricoperta di crateri da impatto, con alcune aree lisce che potrebbero essere state causate dal criovulcanismo. Cerere si è formato 4,6 miliardi di anni fa, poco dopo la formazione del Sistema Solare. Si ritiene che si sia formato dallo stesso materiale che ha formato gli altri pianeti, lune e asteroidi della regione. La formazione di Cerere è probabilmente favorita dall'attrazione gravitazionale di Giove e Saturno, che ha fatto sì che il materiale della cintura di asteroidi si coalizzasse e si formasse negli oggetti che esistono oggi. Una delle caratteristiche più sorprendenti di Cerere è la sua dimensione colossale rispetto agli altri oggetti della fascia. Con un diametro di 946 km è l'oggetto più grande della fascia di asteroidi e ha all'incirca le stesse dimensioni dello stato del Texas. Cerere è anche molto più denso della maggior parte degli asteroidi, con una massa di circa 9 quintilioni di tonnellate, circa un terzo della massa dell'intera fascia di asteroidi. Nonostante le sue dimensioni e la sua densità, Cerere non è un pianeta solido e roccioso come la Terra o Marte. Si ritiene invece che sia composto principalmente da ghiaccio d'acqua con un nucleo roccioso e un mantello sottile e polveroso. Questo perché Cerere ha una temperatura superficiale di circa meno 93 gradi centigradi, troppo fredda per l'esistenza di acqua liquida. L'acqua su Cerere è considerata solida e congelata, il che lo rende un mondo acquatico nello stesso senso di Europa ed Encelado, due lune di Giove che si ritiene abbiano grandi quantità di ghiaccio d'acqua sotto la loro superficie. Nel 2015 la sonda Dawn della NASA è arrivata su Cerere e ha iniziato a studiare il pianeta nano in dettaglio. La sonda ha scoperto che il pianeta nano ha due tipi distinti di terreno, uno fortemente craterizzato e uno relativamente liscio. Si pensa che il terreno liscio sia il risultato di un'attività geologica recente, forse dovuta alla presenza di un oceano sotterraneo. La sonda ha anche scoperto che Cerere ha una superficie sorprendentemente varia, con varie caratteristiche geologiche come montagne, crateri e pianure. Una delle caratteristiche più affascinanti di Cerere è una serie di macchie luminose e riflettenti scoperte sulla sua superficie. Queste macchie, che si pensava fossero depositi di sale, sono concentrate in una regione chiamata cratere Occator, larga circa 96 km. Gli scienziati ritengono che i punti luminosi possano essere il risultato dell'acqua salina emessa dall'impatto di una meteora che si è congelata e ha lasciato i depositi di sale. Cerere ospita anche alcune delle più affascinanti strutture geologiche del Sistema Solare. Ospita una delle montagne più grandi del nostro Sistema Solare in rapporto alle sue dimensioni. Questa montagna, chiamata Una Mons, è alta circa 4.000 metri e si pensa che sia un criovulcano o un vulcano che erutta con acqua, ammoniaca o altre sostanze volatili piuttosto che con roccia fusa. A causa del gran numero di risorse idriche presenti su Cerere, è sempre stato un argomento di discussione tra gli scienziati. Alcuni scienziati ritengono addirittura che Cerere possa essere il deposito di risorse perfetto da utilizzare in futuro durante i viaggi interstellari, grazie alle grandi riserve d'acqua presenti su questo pianeta, che potrebbero essere estratte in un prossimo futuro.
Cerere è stato studiato a fondo negli ultimi decenni e gli scienziati hanno imparato molto sulle sue caratteristiche, sulla sua composizione e sulla sua storia geologica. Cerere ha una struttura interna differenziata, costituita da una crosta ricca di silicati, un mantello di ghiaccio e composti volatili e, infine, un nucleo composto da una miscela di materiali rocciosi e ghiaccio. Si stima che la crosta abbia uno spessore di circa 30-40 km, mentre si ritiene che il mantello sia largo almeno diverse centinaia di chilometri. Il nucleo ha un diametro di circa 200 km e può contenere fino al 30% di ghiaccio in massa. Alcuni scienziati ritengono che Cerere possa contenere indizi sul sistema solare primordiale, in quanto Cerere e altri oggetti della fascia di asteroidi sono i resti degli elementi costitutivi del sistema solare. La superficie di Cerere è costituita principalmente da una miscela di acqua-ghiaccio, roccia silicata e composti organici. L'esatta composizione della superficie di Cerere varia da un punto all'altro, con alcune regioni che presentano una percentuale maggiore di ghiaccio d'acqua. In confronto, altre possono avere una percentuale più alta della componente di roccia silicata. Si ritiene che la superficie di Cerere contenga anche una varietà di sali e altri materiali volatili, tra cui carbonati, solfati e composti azotati. Si pensa che questi materiali siano stati portati sulla superficie nel corso del tempo dagli impatti di comete e asteroidi. La sonda Dawn ha svolto un ruolo fondamentale nella determinazione delle condizioni geologiche di Cerere. Se non fosse stata lanciata, non stareste guardando questo video. La sonda ha condotto uno studio dettagliato di Cerere e del suo ambiente, permettendo agli scienziati di comprendere meglio la geologia, la composizione e la storia del pianeta nano. La missione Dawn ha rivelato la debole atmosfera di Cerere, principalmente vapore acqueo. Inoltre, Dawn è stata l'unica a trovare prove di ghiaccio sulla superficie di Cerere, suggerendo che il pianeta nano potrebbe contenere un oceano di acqua liquida nel sottosuolo. Recenti osservazioni dell'osservatorio spaziale Herschel hanno confermato questa possibilità. La missione Dawn ha anche permesso agli scienziati di mappare in dettaglio la superficie di Cerere. Oltre alla missione Dawn, altri veicoli spaziali hanno visitato il pianeta nano. Nel 2018, la missione Rosetta dell'Agenzia Spaziale Europea ha effettuato un flyby di Cerere, consentendo agli scienziati di effettuare osservazioni dettagliate della superficie del pianeta nano. Cerere continua a essere uno degli oggetti più affascinanti del Sistema Solare e gli scienziati sono certi di saperne di più con il lancio di nuove missioni per studiarlo. Cerere è un corpo intrigante e affascinante ed è l'unico pianeta nano del Sistema Solare interno. Le sue caratteristiche uniche e la sua storia geologica lo rendono un obiettivo importante per ulteriori studi. Con l'aiuto di veicoli spaziali come Dawn possiamo continuare a conoscere meglio questo mondo misterioso. Nonostante ciò, la sua origine esatta e la sua storia sono ancora in gran parte sconosciute. In questo momento si stanno compiendo sforzi per avere una visione completa di Cerere. Forse ci vorrà molto tempo, ma speriamo che presto potremo avere conoscenze significative su Cerere. Nel complesso, Cerere è un oggetto essenziale del Sistema Solare per le sue dimensioni e la sua composizione. La sua esistenza ha contribuito a plasmare la nostra comprensione del Sistema Solare e della sua formazione. Grazie per aver visto questo video. Ti invito ad iscriverti e ad attivare la campanella se non l'hai ancora fatto. Abbiamo notato dai nostri dati che molti di voi apprezzano i nostri contenuti ma non sono iscritti al canale. Ti invito a farlo se vuoi sostenere il canale e non vuoi perderti nessun video. Lascia un commento e facci sapere cosa ne pensi di Cerere. Ci vediamo alla prossima qui su Spaziomatic.